La rivista. Io ti vorrei andare a fare una cammina con un gazzasso per... Buongiorno a tutti, io non voglio farvi la predica, non sono neanche un sacerdote, sono una persona qualsiasi come ognuno di voi. Sono uno che ha deciso a un certo punto della vita di togliersi le scarpe. Cosa vuol dire togliersi le scarpe? Vuol dire un po' rinunciare a quella che è la parte di una vita superflua che non conta nulla. Quindi io sono qui come una persona che è venuta in questi luoghi martoriati dal terremoto, questi luoghi a me molto cari, perché io dove la natura è ancora aspra e selvaggia, io sono lì. La mia storia è un po' lunga, ve la racconto in pochissime parole. Nasce nel 2002, il 13 di maggio, con un giorno mariano, qui abbiamo anche la Madonna davanti a noi, quindi per me è una grande soddisfazione essere qui, in questa chiesa dedicata a San Pietro, chiesa in cui il Papa soggiornava, veniva qui e quindi pregava. Per me quindi è un grande onore, una grande emozione. Che questo via via ho cominciato a girare tutto il mondo. In questi 7 anni sono stato in Sud America, su 2 canyon in Sud America, sono stato sulla Aconcagua, la più alta vetta delle Ande, quasi 7000 metri, sono stato sul Monte Bianco, sono stato in Nepal, ho attraversato l'Himalaya, quindi tante cose, tante imprese, che però per me non sono questo il mio vanto, no? Sono qualcosa che io amo ricordare come curriculum della mia storia. Quello che poi ho capito in questo mio pellegrinare per il mondo è che dovevo fare qualcosa per gli altri. E fare qualcosa per gli altri è dare una testimonianza qui, no? Una testimonianza che fosse concreta. Perciò togliersi queste scarpe vuol dire buttare via quella che è l'indifferenza, quella che è l'apatia, quella che è la superficialità di questo mondo e soprattutto quello che noi riusciremo a fare per gli altri sicuramente ci verrà restituito. Io penso in questi giorni, in questi mesi di terremoto, vi siete accorti anche voi qui in Abruzzo cosa vuol dire la solidarietà, no? Quindi le persone che vi aiutano, quelle che sono vicine, no, l'amicizia. La mia testimonianza qui oggi, qui a San Pietro dello Jenca, ricordando una grande figura che è Giovanni Paolo II, a cui io sono molto legato, con Carmelo Nicoloso siamo partiti dalla Sicilia con questa storia, la porteremo un po' in tutte le montagne gale, ringraziando anche il sacerdote polacco che mi ha ricordato per la sua presenza, ringraziando le autorità, il Corpo Forestale dello Stato che si è dato veramente una grande appoggio, è giunto qui anche con mezzi, e io lo ringrazio veramente di cuore, tutti coloro che sono andati a fare, il nostro amico che segue qui la chiesa, San Pietro dello Jenca, e tutti gli scout, io veramente sono emozionato, l'amico Sapio, grande cantautore e anche personaggio che ha un'anima, una spiritualità molto forte, e tutti i miei amici del team che siamo venuti dal Veneto, e quindi io vi ringrazio tutti della vostra presenza e spero che questa giornata possa essere veramente un trionfo per Giovanni Paolo II e anche un grande ricordo. Sappiamo benissimo che le figure che scompaiono rimangono nel nostro cuore, ma se noi non alimentiamo questa fiamma poi rischiano di scomparire, no? Queste figure così grandi. Perciò io indegnamente, come a piedi nudi, sentendo che la terra trasmette l'energia ma anche il dolore, penso che sia questo il mio messaggio oggi. Cerchiamo tutti assieme di riappropriarci dell'identità di esseri umani, di persone semplici, perché la semplicità non ha prezzo. Grazie.